progetto che coinvolge gli alunni, un progetto anche di sostenibilità, è un progetto di sostenibilità e ormai la scuola sta andando verso questo indirizzo perché crediamo che sia assolutamente necessario formare le nuove generazioni a questo tipo di problema, fondamentalmente risoluzione del problema stesso. Ci muoviamo infatti anche sulle biotecnologie ambientali, oltre che su energia, e proprio abbiamo deciso di dare questo taglio alla nostra offerta formativa. Ho detto anche che sono stati utilizzati dei prodotti di riciclo, sono stati utilizzati anche di materiali già. Sì, praticamente tutto nasce dal riciclo, non c'è nulla se non una macchina che era destinata al macero e di fatto invece è diventato un mezzo che cammina e che addirittura parla. E tutto questo utilizzando materiali di riciclo e soprattutto utilizzando le intelligenze dei nostri ragazzi che sono veramente, ci lasciano sempre estremamente colpiti, e la gran voglia dei professori del Verona Trento di spendere la loro professionalità al servizio della crescita costante di questa scuola, della crescita costante dei nostri ragazzi. E poi c'è una preside che non intende assolutamente mai fermare queste iniziative, tutt'altro, anzi le incoraggia fino a far cose che probabilmente tutti quanti insieme sembrerebbe strano che una scuola facesse, ad esempio portare queste macchine a Roma, cosa che abbiamo fatto al Make It Fair, ma tarpare le ali alle iniziative credo che sia forse sarebbe il peggiore errore da fare nella scuola di oggi. Noi stiamo lavorando perché i nostri ragazzi possano stare nella nostra terra, spendere le loro conoscenze, le loro competenze nel nostro territorio. Questa è il nostro grande progetto. Una scuola che si proietta al futuro, quali saranno le prossime iniziative? Ce ne sono tante, sicuramente continueranno con tutto ciò che sarà elettrotecnica, automazione, ce ne saranno altre sicuramente con energia e continueremo sempre a lavorare sul cantiere dell'informatica, della robotica, della domotica, dell'automazione, perché appunto sono i nostri energia, sono i nostri macro settori che abbiamo scelto di seguire qualche anno fa e su questi stiamo lavorando. Altri progetti in progress, ma ve li presenteremo di volta in volta. Anche tanto orgoglio, no? Essendo che comunque siete il primo istituto in Italia ad aver realizzato 250 appunto una vettura veramente. Sì, è un grande orgoglio, è una cosa che quando la si considera a livello embrionale sembra difficile da realizzare, lo è sicuramente. Poi chiaramente l'entusiasmo fa la sua parte, la voglia appunto, come dicevo prima, di non bloccare mai niente e nessuno, di non bloccare mai gli entusiasmi. Io sono la prima che si entusiasma e quindi sì, siamo sicuramente molto, molto orgogliosi di tutto questo. Un'ultima battuta, progetti come questi e settori come questi di intervento possono anche servire da argine per frenare l'emorragia di giovani, di tanti ragazzi che vanno via, decidono, sono obbligati ad andare via? Sì, come infatti già dicevo, il nostro obiettivo è sicuramente quello di lavorare perché le competenze dei nostri ragazzi poi non vadano via. Ma vengano spese sul nostro territorio. Grazie mille.